Buonasera, buonasera brava gente, eccoci qui. Sono stanco morto, siamo stanchi morti, ma la gratitudine verso tutti voi è immensa e la gratitudine verso tutti i bambini che hanno affrontato viaggi faticosi è qualcosa che lo porteremo dentro per tanti anni, questo senso di gratitudine, questo senso di gratitudine. Vedere bambini da tutte le parti del mondo, abbracciare Papa Francesco, vedere Papa Francesco strafelice, sono cose, penso, che ci hanno riempito, ma non di qualcosa di effimero, qualcosa che rimane, che ci fa capire il senso vero della vita, il senso vero della vita, i nostri gesti, le nostre passioni, il nostro modo di agire. E allora io li vorrei abbracciare tutti, 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 tutti li vorrei abbracciare, questo tutti, 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 come dice Papa Francesco. E riprendere, prima di ascoltare la parola, quella frase che il Papa ha detto, poi ritorneremo anche sul monologo di Benigni, che è stato, per me è stato un monologo che rimarrà nella storia. Papa Francesco ha sottolineato, come questo Dio perdona tutti e sempre, l'ha fatto comprendere ai bambini, è stato bellissimo la sua catechesi sulla Trinità. Questo Spirito Santo che è il nostro compagno di viaggio, e i bambini che lo ripetevano. Insomma, abbiamo vissuto insieme due giornate straordinarie, due giornate che rimarranno indelebili nel cuore. Ci prepariamo, Papa Francesco ha annunciato la prossima giornata mondiale dei bambini, settembre 2026, quindi il nostro cuore ora va lì per preparare il terreno perché possa andare tutto ancora meglio. Abbiamo fatto diversi errori, ma era la prima esperienza, quindi abbiamo capito tante cose, abbiamo compreso tante cose che ci aiuteranno sicuramente a fare meglio. E allora insieme stasera abbiamo sempre affidato a Maria questi 2 giorni. Stasera, insieme a voi, insieme a centinaia di migliaia di bambini, vorrei dire un grazie alla Madonnina. E lo diciamo insieme. Lo diciamo insieme? Lo diciamo insieme, sì? Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. 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 Ascoltiamo che cosa il Signore ci vuole dire per questo nuovo giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà un buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Credo che qui il Signore ci voglia dire qualcosa di molto bello, e cioè riconoscere il bene nella vita ed eliminare il male, con una consapevolezza che i draghi possono essere sempre abbattuti. Questo ce l'ha ricordato Benigni. Le favole per i bambini sono quelle che dicono che alla fine il bene trionferà sempre sul male. Ogni fiaba a questo messaggio.
E tra i frutti buoni e i frutti cattivi, noi dobbiamo comprendere che i frutti cattivi saranno sempre tagliati via, abbattuti, mentre i frutti buoni emergeranno. A noi quella grande capacità che il Signore vuole donare al nostro cuore è quella di poter vedere il buono in tutte le cose, vedere il buono, vedere i frutti buoni, e farne tesoro. Ci accompagni questa consapevolezza. E ai bambini vorrei dire, avete accanto i vostri genitori, papà e la mamma, o i nonni, o uno zio o una zia, che non saranno mai per noi falsi profeti che vengono in veste di pecore e ci aiuteranno loro a riconoscere, questo è un grande esercizio che dobbiamo fare sempre nella vita, a riconoscere chi viene a noi in veste di pecore o un diavolo in veste di angelo. E avanti, andiamo avanti e cerchiamo sempre di produrre frutti buoni. I bambini sono i primi a produrre sempre frutti buoni, perché i bambini non sono capaci di fare del male. E allora forse per questo il Papa con questa giornata ci ha detto ritornare bambini, cioè ritornare persone che fanno frutti buoni. Per gli adulti è questo, è questo. Essere uomini, donne, cristiani che producono frutti buoni. E il buono ha sempre un verbo dentro, e il buono ha il verbo dell'amore e dell'amare. Mi fermo qui, brava gente, perché insomma, siamo stanchi, Dico a me stesso stasera e a voi sempre forti, forti, forti. Anche voi ritornerete a casa, sarete stanchi con i vostri accompagnatori, i vostri parroci, con le persone adulte che sono state con voi. Immagino che avete fatto tanta fatica, però ricompensata da questo abbraccio e questo bacio del Papa. Andiamo avanti, sono due. Dobbiamo fare avvisi? No, che ci continuiamo a vedere la sera alle 20:50. Eccoci qua, sono due auguri. Elisabetta che vorrebbe gli auguri per i suoi 61 anni. Elisabetta, ogni bene, eh? E auguri a Sofia per la sua cresima da parte della zia Cristiana, ogni bene anche a te, Sofia, e questo mi fa ricordare che oggi tantissimi bambini nel mondo hanno fatto la prima comunione questa domenica o la cresima. E allora vi dico, diciamo insieme grazie Gesù, e vi abbraccio tutti. E per tutti preghiamo e invochiamo insieme la benedizione per l'intercessione di San Pietro e di San Francesco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, brava gente. Saluto tutta la brava gente che ho incontrato oggi. Eravate migliaia e migliaia, a Piazza San Pietro. E saluto tutti coloro che si affacceranno in questo nuovo giorno domani. Ok? Forti, 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 eh? Forti!